Buonasera, bentrovati, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, grazie per questo applauso, anche se dobbiamo essere noi ad applaudire voi questa sera per la vostra partecipazione. Questa è una serata particolare, non solo per i numeri di spettacolo che vedremo, che sono sicuramente numeri di spettacolo molto importanti e tra un po' li presenteremo, ma perché stasera siamo tutti qui riuniti al Pala Congressi di Taormina per aiutare una grandissima associazione che è l'UNICEF, per aiutare soprattutto i bambini che in ogni parte del mondo hanno bisogno del nostro, del vostro aiuto, che hanno bisogno di essere sostenuti. E questa serata, insieme anche con alcuni amici, con alcuni sponsor che tra un po' ringrazieremo insieme, è stata proprio messa su per aiutare l'UNICEF, per aiutare questi bambini, per rendere il loro futuro, se possibile, un po' migliore. Per cui facciamo un primo grande applauso che serve per ringraziare voi, per salutare gli artisti, per ringraziare gli sponsor e tutti coloro i quali hanno voluto questa serata. E allora io vi dicevo, l'UNICEF, il presidente regionale, il dottor Giuseppe La Motta, eccolo qui che arriva. Buonasera a lei. Devo ancora ringraziare l'assessore Cilona, l'assessore al turismo, che ci ha dato la possibilità di essere qui presenti questa sera. Inoltre mi è stato detto che ci ha dato una bella mano d'aiuto anche il sindaco di Capo d'Orlando e l'assessore al turismo di Capo d'Orlando, e dovremmo ringraziare ancora questo. Le altre cose le faremo dopo. Io ho con me qui il piacere, l'onore di avere la nostra rappresentante nazionale, che è la signora Enrica Costantini. La vostra presenza qui in una serata particolare, con alcune giornate di festa, testimonia il fatto che probabilmente questa campagna che noi abbiamo iniziato e che è per noi una priorità assoluta, perché tra l'altro riguarda in particolare le infezioni da HIV AIDS pediatriche, quindi la nostra battaglia riguarda in particolare i bambini, perché sapete che il mandato dell'UNICEF è soprattutto per proteggere i bambini, è una priorità assoluta. Sicuramente la vostra presenza qui è una testimonianza del fatto che voi crediate in questa cosa, quindi un grazie assolutamente anche da parte del nostro presidente nazionale. E che dire, cerchiamo di passare una serata piacevole, anche se sappiamo benissimo che siamo qui per un motivo molto molto importante. Grazie a tutti. Grazie a voi. Allora parliamo del musical, che è una storia molto particolare, oltre che molto attuale, quella tra la giovane donna che si chiama appunto Frediana, protagonista del musical, e il militare Patrizio, una sorta di favola moderna. Vedrete su questo palco 11 cantanti, 18 ballerini, un'orchestra che è qui davanti a me con 9 maestri di musica, i dialoghi e i testi delle canzoni dei personaggi veri, che sono Bush, Colin Powell, Kofi Annan, Giovanni Paolo II e Pio Laghi, sono tradotti proprio da discorsi o da interviste che sono state effettivamente rilasciate. Autore, vi dicevo, è Pietro Di Maria, e io, presentandovi questi ragazzi, queste ragazze, questi orchestrali, vi auguro veramente buon divertimento da questa serata speciale Taormina, capitale della solidarietà. Ci vediamo dopo, intanto Frediana Musical, dopo.
our way of life, our way of life, our very freedom came under attack. Came under attack. Carissimi giovani. In a series of deliberate, deadly terrorist acts. Terrorist acts. Voi siete il sale della terra. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Signore e signori, la storia sta per cominciare. Sappiamo bene che là fuori non ci è permesso di sognare. Una storia della vita raccontata con il canto, un po' vera, un po' inventata, dritta al cuore, un disincanto. Settembre 2001, come un fulmine all'improvviso, sul mondo arriva un uragano che oscura il sole sul suo viso. Innamorata della vita, Frediana ama il suo soldato, Dio del cielo è la sua guida, amore eterno lei ha giurato. Ogni mondo gira intorno al proprio mondo. Pensate ancora nel 2000, la luna è lontana. Quel giorno niente è uguale, chi grida vendetta, chi invita a trattare. Da quel giorno niente è uguale, chi grida pace, chi invita a pregare. Innamorati della vita, saremo anche un po' migliori, con l'amore tra le dita, basta imparare dagli errori. Ogni mondo gira intorno al proprio mondo. Pensate ancora nel 2000, la luna è lontana.
Quello che è successo è spaventoso. Mamma, Benilde, figlia mia. Oh mamma, le immagini che si vedono in TV sono terribili. E nel cuore sento un'angoscia che mi opprime e che mi fa pensare che la pace è in pericolo. Pace. Pace. C'è mai stata una pace? Tutti la cerchiamo e la invochiamo, ma essa, sempre più fragile, rischia di scomparire dalla nostra vita. Una guerra significherebbe la partenza di Patrizio, lo so, ma noi non dobbiamo farci prendere dallo sconforto. Dobbiamo reagire e sperare, figlia mia, sperare. La guerra mi fa paura, io amo la vita. Hai visto Frediano? Sembra triste, ha paura che scoppi una guerra. Prego il Signore che non sia vero. Abbiamo una vita da vivere, sogni da realizzare. Anche io voglio sposare come un uomo sincero. Ecco che arriva Frediana, chiedi cosa succede. Una figlia felice, ecco in cosa spero. Cieli venire giù, tutto si trasformò in nuvole di cenere. Ascolta bene, Frediano, non lasciarti avvilire. Lascia vivo l'amore, lui ti ama davvero. Devi ancora respirare, fiori, luci senza il mare. Domani per te sarà migliore. Senti l'aria, guarda il sole. Venire giù, tutto si trasformò in nuvole di cenere. Io non sogno più, tutti hanno dentro ormai solo voglia di vincere, ancora solo per nuocere. Io non sogno più, tutti hanno dentro ormai solo voglia di vincere. È la prima volta che l'America è attaccata in casa propria.
la superpotenza americana ha mostrato la sua debolezza. Chissà che ne pensa il presidente Bush sul terribile avvenimento. L'America è una grande nazione, grande, grande e invincibile. E anche se siamo stati colpiti così duramente, presto cattureremo i responsabili di questo vile attentato. I nostri soldati sono pronti a partire per ridurre all'impotenza il principale nemico degli Stati Uniti, Osama Bin Laden, e libereremo l'Afghanistan dalla dittatura dei talebani. Guerra! Guerra! Sempre guerra! Ma l'uomo sarà mai in grado di costruire un mondo di pace? Spero solo che la pace non scompaia dai nostri cuori. La guerra è vinta e Bin Laden sarà presto catturato. Ora il nostro obiettivo è Saddam Hussein, il suo principale alleato. Abbiamo le prove che il dittatore iracheno possiede un arsenale di armi chimiche e batteriologiche che devono essere distrutte perché rappresentano una minaccia per l'intera umanità. Avete sentito il presidente? È convinto che la guerra sia la soluzione a tutti i mali. Ma ha dimenticato di dire il presidente che la guerra ha già fatto tante vittime, anche tra la popolazione civile. E quante mamme piangono un figlio che non vedranno più. Questa è la guerra, questa! Solo violenza, morte e distruzione conosce l'uomo. Quante risorse andate in fumo e quante? Quante ancora saranno destinate agli armamenti? E pensare che basterebbero a sfamare tanta gente, tanti bambini che non hanno di che sopravvivere. Frediana, Frediana, amore mio, forse non è tutto compromesso. Il segretario dell'ONU, Kofi Annan, ha un'importante comunicazione da fare al mondo. Ho una buona notizia da dare. Oggi, 17 settembre 2002, il governo di Baghdad ha deciso di accettare il rientro degli ispettori delle Nazioni Unite, senza condizione alcuna. Non ci sarà dunque bisogno di alcun intervento armato. E dirò di più, un'equipe di ispettori con a capo Hans Blix comincerà subito il proprio lavoro. Quindi niente guerra! Niente guerra! Niente guerra! Oggi è un giorno di festa, fede a farti a preparare una gioia come questa in una data da ricordare. Patrizio, non farmi aspettare, dimmi subito cosa hai in testa. Sono felice, voglio organizzare quella più importante, la nostra festa.
state a fare festa. Il presidente Bush non è per niente convinto delle garanzie che Saddam offre sull'assenza di armi di distruzione di massa. Peraltro, non ha ancora trovato degli ispettori ONU. C'è poco da stare allegri. Non possiamo fidarci delle dichiarazioni di Saddam. Dobbiamo bloccarlo prima che sia troppo tardi. Oggi vi dico che Saddam e il suo esercito nasconde le armi di distruzione di massa, di distruzione di massa. Oggi vi dico in modo chiaro ed esplicito e vi prego di ascoltarmi, deve finire questa farsa, deve finire questa farsa. Saddam non si fermerà, va bloccato. Yeah.
pace. Questa incertezza, io voglio un mondo migliore, una vita che mi permetta di realizzare il mio sogno. Il mio sogno sarà per me la stella cometa da seguire giorno dopo giorno, fin quando avrò fatto meta, fin quando luce avrò intorno. Quella luce sarà dentro me come la vita, e per la vita sarà per me la via. Quando sarò viva, fin quando sarai, allora sia mamma, mamma. Sento forte dentro di me battere il tamburo della vita, gioia senza fine, sento la gioia infinita, mamma. Passato un treno carico d'amore e pieno di felicità, mamma, 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 guarda lassù e tutte le stelle brillano per coronata il suo sogno. Un giorno bello per quello sarebbe un
poter vedere le mamme danzare, con gioia infinita felice cantare. Per quello sarebbe poter vedere un figlio tornare, con gioia infinita felice cantare. Bambina mia, vedi, da soli è impossibile qualunque risultato, ma se la nostra voce si unisce a quelle di tanti altri che come noi vogliono vivere un mondo migliore, solo così possiamo sperare di ottenere qualcosa. E allora gridiamo insieme pace, 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 pace per noi, pace, pace per voi, pace. La guerra umilia il nostro futuro, la speranza muore in un perché, che lei non sboccia un nascituro. Lasciate il mondo al suo girare, sapere
La guerra non è mai una fatalità, essa è sempre la sconfitta dell'uomo. Il dialogo leale, la solidarietà fra stati, il nobile esercizio della diplomazia sono i mezzi degni dell'uomo e delle nazioni per risolvere i loro contenziosi. Abbiamo bisogno di pace, il mondo ha bisogno di pace. Non mi farò fermare né da dimostrazioni pacifiste né da dichiarazioni politiche o confessionali che siano. Il terrorismo deve essere vinto e per vincerlo bisogna combatterlo. Dobbiamo mostrare a tutti il significato della giustizia americana. Abbiamo superato grandi prove in passato e supereremo anche quelli del nostro tempo. Se ci sarà bisogno di agire, agiremo anche senza l'approvazione delle Nazioni Unite. Quando si tratta della nostra sicurezza, non abbiamo bisogno del permesso di nessuno. Tante volte la notte non dormo, pensando che ti amo. Ho gli occhi persi nel vuoto e vorrei un figlio da te. Ma perché? Ma perché? Per farlo vivere nell'incertezza e nella paura di un domani senza sicurezza. È un'altra vita perduta. Ma perché? Ma perché? Ma io un figlio lo voglio, per sentirti ancora di più, per amarti ancora di più. Meravigliosa perla dell'Ionio che ha grandi potenzialità e che è proprio fatta per ospitare
delle manifestazioni importanti come quella che stiamo vivendo questa sera. Intanto io vorrei ringraziarvi tutti per la vostra presenza, vorrei ringraziare questa bellissima gioventù che ha dato uno spettacolo veramente straordinario. È chiaro che Taormina si propone non soltanto come capitale del turismo, ma anche capitale della solidarietà, e questo ci tengo tantissimo a sottolineare. Ringrazio veramente di cuore l'UNICEF che ha scelto ancora una volta Taormina per essere protagonista per questa iniziativa di grande e straordinaria importanza. Mi auguro che anche per prossimi incontri e prossime iniziative Taormina sarà sempre chiamata a fare la sua parte, e noi saremo contentissimi di essere sempre presenti per queste cose così importanti che aiutano i bambini, aiutano anche le nazioni che ne hanno estremamente bisogno, addirittura i continenti, perché vi parliamo di Africa addirittura. Ecco, vi ringrazio ancora e spero di avervi sempre ospite a Taormina, non soltanto come ambasciatori del turismo, ma anche come ambasciatori della solidarietà. Grazie ancora, ringrazio il Presidente La Morra, ringrazio anche il Presidente che si spende al massimo, tutti quelli che hanno partecipato, i Vigili del Fuoco e i ragazzi che hanno fatto, diciamo, un pochettino dell'organizzazione. Grazie ancora e buona continuazione. Grazie Assessore. Buon lavoro, buon lavoro, ne hanno bisogno gli amministratori di Taormina che hanno in mano le redini di una città importante. Saluto anche il Sindaco D'Agostino. Ci fermiamo 10 minuti e poi ritorneremo ancora insieme per il secondo atto, quindi Nino Frassica, La Sfilata Castello e il gran finale con Notre Dame de Paris. A tra poco, ci vediamo tra 10 minuti. Sono felice per Frediana. Non sembra, con quella faccia. Anche tu meriti tutto questo. Ma quando? Non ti preoccupare, amore mio, arriverà il momento anche per noi. Presto, andiamo, è tardi. Frediana è pronta, vedeste com'è bella. Una novella, il matrimonio è una buona novella, che lo spirito del Signore dona a due sposi un nuovo cuore. Una buona novella, il matrimonio è una buona novella, nutritevi del pane della vita, più per la valle o per la salita. Una buona novella, il matrimonio è una buona novella, come Cristo ci ama, siate capaci di amare. Siamo giunti in questo luogo santo per celebrare il più bel sacramento. Frediana, oggi è il tuo giorno, è il tuo giorno Frediana. Ora è per sempre come per incanto, Dio del cielo intoni il suo canto e ti protegga. Oggi è per l'avvenire, oggi è per l'avvenire. Come Cristo ci ama, come Cristo ci ama, siate capaci di amare. Una buona novella, il matrimonio è una buona novella, e lo spirito del Signore dona a voi sposi un nuovo cuore. Una buona novella, il matrimonio è una buona novella, nutritevi del pane della vita, giù per la valle o per la salita. Una buona novella, il matrimonio è una buona novella, come Cristo ci ama, siate capaci di amare. Porto la tua donna Patrizio, mia figlia, tuo marito, il sacro sì, una famiglia. Oggi viva l'amor, e viva oggi l'amore. Come Cristo ci ama, come Cristo ci ama, siate capaci di amare. Una buona novella, il matrimonio è una buona novella, che lo spirito del Signore dona a voi sposi un nuovo cuore. Una buona novella, il matrimonio è una buona novella, il
divide il mare della vita, giù per la valle o per la salita, una buona novella, il matrimonio è una buona novella. Come Cristo ci ama, siate capaci di amare. Ecco il Cristo che mi benedirà, tutto il resto è realtà, togli il velo e bacia, lei sarà sposato e viva. Ecco il Cristo che mi benedirà, tutto il resto è realtà, togli il velo e bacia, lei sarà sposato e viva. Ecco il Cristo che mi benedirà, tutto il resto è realtà, togli il velo e bacia, lei sarà sposato e viva. Ecco il Cristo che mi benedirà, tutto il resto è realtà, togli il velo e bacia, lei sarà sposato e viva. Siate felici e in pace, con voi e con gli altri. So che le parole di Cristo, vi lascio la pace, vi do la mia pace, sono disattese, specie dai potenti della terra. E so quanto questo vi angoscia, ma non disperate. Il Santo Padre ha deciso di scrivere personalmente al Presidente americano per farlo recedere dalla sua posizione di belligeranza. Non disperate. Oggi il Papa manderà al presidente la lettera, la che il cardinale andrà, cosa che lui saprà. Oggi il Papa manderà al presidente la lettera, la che il cardinale andrà, cosa che lui saprà. Cosa che lui saprà. Catholics around the world are falling, the popes and reggae still pray. Shalai lai lai, shalai lai 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 la la la, shalai lai lai. And fast for peace this day, and up the leader who face difficult decision will be inspired in the search for peace. Shalai lai la, shalai lai 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 la la la, shalai lai la. I want to emphasize that there is great unity on this great matter of the body of the Holy See. Shalai lai la, of America, difficult decision will be in the church throughout the world. Shalai lai la, shalai lai 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 la la la, shalai lai la. Oggi il Papa manderà al presidente la lettera, la che il cardinale andrà. Bishops in the United States of America, difficult decision will be in the church
nostro Audeon. I told your president today on Ashen Wednesday. Catholics around the world are falling, the pops rake as you pray and fast for peace this day. And of the leader who plays difficult decisions will be spiraled in the search for peace. Fra la pace e la guerra nell'attuale situazione internazionale è la scelta fra il bene e il male che chiama a raccolta tutti i cristiani a respingere le tentazioni di Satana, come fece Gesù nel deserto. Non possiamo più aspettare. Le truppe irachene stanno piazzando esplosivi nei campi petroliferi. Dobbiamo agire in modo tempestivo e radicale, e gli inglesi saranno al nostro fianco. E Saddam ha solo 7 giorni per consegnare le armi nascoste, trascorsi i quali sarà guerra. Ama la guerra, a meno che non sia indispensabile per la sicurezza della terra. Dice tu chi sei, dice tu chi sei. Ma tu, mister dittatore tondo, sei crudele e pericoloso, per 11 anni hai ingannato il mondo. Giorni ancora per accettare le mie manie, 7 giorni ancora per non dire più bugie, 7 giorni ancora per farti andare o disarmarti, 7 giorni ancora, poi niente potrà fermarmi. Dice tu chi sei. Basta con le parole, nessuna discussione, mister Saddam, va bene? L'America guiderà nel 21° secolo, senza di te alla libertà, senza di te mister Saddam. Dice tu chi sei. Sono io? Io sono il presidente. Dice tu, dice tu chi sei. Io sono il salvatore della terra. Dice tu, dice tu chi sei. Io sono il salvatore. 7 giorni ancora per accettare le mie mani, 7 giorni ancora per non dire più bugie, 7 giorni ancora per farti andare o disarmarti, 7 giorni ancora, poi niente potrà fermarmi.
vita sta nascendo, io lo sento, è il desiderio che hai voluto tu, anche tu. Guardami, noti niente, eppure c'è una vita dentro la vita mia. Tocco il cielo con una mano, fallo anche tu, non lasciarmi mai più. Frediana, sei proprio bella, nei tuoi occhi si vede chiara quella luce, non dirlo sottovoce, ridalo lassù, ancora più su. Già è uguale a te, una meraviglia, coi capelli tuoi e gli occhi tuoi cresce già una figlia. Sì, la vedo già, è uguale a te, una meraviglia, coi capelli tuoi e gli occhi tuoi cresce già una figlia. Giorno è questo, non so che fare, ho solo voglia ad impazzire. La vedo già tra le tue braccia, è proprio uguale a te, sei proprio tu. Patrizio, sei perfetto, sei l'uomo che fa donna una donna. La vedo già come sorride, è uguale, uguale a te, sei proprio tu. Sì, la vedo già, è uguale a te, una meraviglia, coi capelli tuoi e gli occhi tuoi cresce già una figlia. Sì, la vedo già, è uguale a te, una meraviglia, coi capelli tuoi e gli occhi tuoi cresce già una figlia. Già è uguale a te, una meraviglia, coi capelli tuoi e gli occhi tuoi cresce già una figlia. Sì, la vedo già, è uguale a te, una meraviglia, coi capelli tuoi e gli occhi tuoi cresce già una figlia. We'll be right back.
che mondo troverà questo bambino? La guerra incombe sull'umanità. Saddam continua ad affermare che non ha armi di distruzione di massa. E in un eventuale conflitto, Dio è al suo fianco. Bush ritiene chiusa la via dei negoziati e chiama Dio a difendere l'America. Bin Laden esorta a combattere invocando Dio. Basta con la guerra in nome di Dio. Fin quando io avrò voce griderò pace nel nome di Dio, pace. Così triste, spazzeremo le tempeste. Ma
Anche tu.
sarò per sempre. Dammi il coraggio, la forza mia sei tu. Diplomazia. 48 ore per l'esilio di Saddam e la sua famiglia, o sarà guerra? Chi decide? Che sono esauriti i mezzi pacifici che il diritto internazionale mette a disposizione, si assume una grande responsabilità di fronte a Dio, alla storia e alla sua coscienza. Fermate la guerra, vogliamo la pace. Fermate la guerra, vogliamo. Grande arcobaleno, arcobaleno,
will be stopped. Will be stopped. Will be stopped. Appeso al filo dei folli, ori e libertà, io maledirò. Potere folle della mente, un cuore vero non ce l'ha. Fai come vuoi, con lei rinascerò. C'è acqua, cielo, terra, c'è aria e respiro, ma il mondo si è fermato e tu non sei. È qui con me. Vero tu ce l'hai, non so dove sei, con lei rinascerò, sei acqua, cielo, terra, sei aria che respiro, ma il mondo si è fermato e tu non. E qui con me non riesco più a comprendere, decidere, toccarti. Il cielo si è cambiato e tu non sei. E qui
gira intorno al proprio mondo. Pensate ancora nel 2000, la luna è lontana, ogni mondo gira intorno al proprio mondo. Pensate ancora nel 2000, la luna è lontana. Questo musical che è andato in scena questa sera al Pala Congressi di Taormina,
per una serata particolare, importante, per la quale vi ringraziamo ancora. Io vorrei chiamare, insieme con tutti gli artisti qui sul palco, li facciamo arrivare dal banco della regia, l'autore di tutto quello che avete visto qui stasera, Pietro Di Maria, insieme con Piero. Però ascoltami, Piero. Tu stesso mi hai scritto Pietro, non ti ricordi più neanche come ti chiami. Piero Di Maria, applauso allora doppio. E poi chiamiamo anche Gianni Martino, regista. Eccolo qua. Tra l'altro con Gianni abbiamo fatto anche tante cose insieme in passato, complimenti. E facciamo arrivare, bravi, anche la direttrice artistica, Patrizia Gallipò. Perché adesso vi racconto un attimo e poi do la parola a Piero. Allora, Piero è stato al banco regia, Gianni era ammucciato sotto il banco regia perché c'era il banco luci e Patrizia faceva avanti, indietro, sopra e sotto per coordinare, avete visto, vi ho detto, tanti artisti, tanti ballerini, tanti cantanti, tanta fatica. Piero, adesso che siamo arrivati alla fine, possiamo essere contenti, potete soprattutto essere contenti. Noi siamo molto molto contenti di essere qui a Taormina, che è una città straordinaria e ci rappresenta in tutto il mondo. Noi l'abbiamo scelta per questo e siamo felici anche di aver fatto tanta bella beneficenza. I ragazzi che hanno lavorato a questo spettacolo, c'è gente che lavora da 3 anni, da 2 anni, da 6 mesi, si impegnano tutti gratuitamente, rubando del tempo al loro lavoro, perché nessuno di loro è un professionista. Tra di loro c'è gente che va a scuola, che lavora, insomma, gente della strada che a posto di andare al bar a non fare nulla va al teatro a provare questa cosa che ho scritto con il cuore in mano. E io adesso devo fare dei ringraziamenti, in primo luogo il Comune di Taormina, il Comune di Capornando, mi preme ricordarli perché ci hanno dato un buon contributo. Poi ancora i nostri due sponsor, la Prestitempo, ringrazio il signor Kundari, più tardi lo saluteremo, è stato fantastico, non lo conoscevo, mi sono presentato, mi ha detto sì dopo 3 minuti, quindi è stato veramente una persona straordinaria, straordinaria, ve lo posso garantire, non esistono persone così, non tante devo dire, esistono ma non tante. E poi una persona con la quale mi vanto di lavorare da un bel po' di anni, da 7 anni, ha fatto dei miracoli, è vero, un vero e proprio miracolo secondo me in questo momento di crisi internazionale, riuscire a portare un'azienda da un paesino piccolo piccolo in tutta Italia e anche in Svizzera con 2 negozi, ed è esattamente la camicia di Castello del signor Fizzino, che abbraccio molto volentieri, e di tutti i collaboratori che sono qui sparsi in sala, che sono anche loro gente straordinaria, come Rossella Schiavone che è la store manager, come Salvatore, insomma non li dico tutti se no saremmo veramente tanti, però scusatemi se non ne ricordo qualcuno. Poi volevo ringraziare la signora Marino che mi ha coadiuvato per fare tutto qui a Taormina, come i ragazzi del teatro che sono stati fantastici, ci hanno accolto in maniera incredibile. Il presidente dell'Unice, ovviamente, che ringrazierò alla fine. E poi mi sono scordato qualcuno. Ah, l'orchestra che ha lavorato in una maniera incredibile. Alzatevi, raccogliete questo applauso del pubblico di Taormina. Tra l'altro ci tengo a dirlo, in un'epoca in cui non suona più nessuno e anche non canta più nessuno perché è tutto in playback, tutto con i dischetti, tutto con le basi, stasera abbiamo sentito cantare e direi suonare dal vivo. Questo merita un altro applauso anche per voi che avete fatto questa scommessa non facile, non facile, non facile. Prego. Ancora tutti i ragazzi ballerini, pensate, sono 3 scuole di danza che vengono da tutta la provincia di Messina, da tutta la provincia di Messina, e questo forse è un record storico, dobbiamo dire. Diretti da un po' di Grazia Martelli, Salvatore Cavallaro, Valentina Rinaldo e Gianni Martino, in collaborazione anche con Edwige Giusto. Un grazie al Salvo Natoli e a Patrizia perché sono delle persone straordinarie che ci hanno aiutato sempre in questa manifestazione e ci aiuteranno per il futuro.
i cantanti che anche loro vengono da quasi tutta la provincia di Messina, da Gioiosa a Oliveri, passando per Odri, eccetera. Io vi rubo gli ultimi due minuti per dirvi che questo spettacolo, quando l'ho scritto veramente, dicevo prima, l'ho scritto col cuore in mano, e poi porta tanta tanta fortuna. L'ho fatto il 28 aprile e abbiamo raggiunto la prima meta, che mi sono sposato con la donna che amo e che mi ha diciamo ispirato tutte le canzoni di questo spettacolo, soprattutto quelle d'amore, che è Laura, qui in prima fila. Tutte le canzoni le ho scritte io, tranne una, il testo di Ma io un figlio lo voglio l'ha scritta lei, la musica l'ho fatta io, era quella, sì. E abbiamo scoperto il 1 gennaio effettivamente che, se tutto va bene, ci darà, mi darà e gli, si darà la gioia del nostro primo bambino. Bravi! Dico, quanti effetti produce un musical, eh? Perché uno con un musical si sposa, fa un figlio, scriviamo musical nel mondo, se ci sono più figli, più matrimoni e meno guerre e meno problemi. Prego Piero. Non voglio più rubare tempo a nessuno, io vi ringrazio veramente tutti, uno per uno, e poi ci vediamo all'uscita. Se volete abbiamo anche qualche CD, se vi è piaciuto questo spettacolo, lo potete anche acquistare se volete, sempre, ma non è obbligatorio. E poi adesso io sono in ansia perché vi devo vedere lo spettacolo che c'è adesso, che è bellissimo, è straordinario. L'abbiamo scelto insieme alla signora Marino, abbiamo fatto un lavoro per recuperare artisti e abbiamo scelto, secondo me, il meglio della provincia di Messina e non solo. Quindi un grazie a Salvatore Rosa, perché si è prestato a questa cosa ed è un professionista straordinario, perché ci ha colto in trasmissione due volte, non l'avrebbe fatto nessuno, perché ho scritto a tutti e l'unico che ha risposto è stato lui. Quindi cosa devo dire? È un grande. Grazie Salvatore Rosa, veramente molto divertito. Grazie a tutti e buon divertimento ancora, grazie. Ecco, loro se ne vanno, io resto a lavorare, però complimenti ragazzi. Thank you.
something wrong with sounds today that never really captured how I feel. And whatever happened to the sounds today, I think that they are lacking something real. Like them old school jams that kind of make you wanna dance, lose yourself in music, feel so free. It's time to take your stand and turn things around. I want you to express yourself through music, and don't hide it, and just sing it. Let's get it together, 'cause music and that freeness of thinking is pushing us further. Gotta get up and dance, gotta get up and move, gotta send out my message to the people. Gotta get up and dance, gotta get in the groove. Are you here? Incendiario, muori da pompiere, dicono. Dicono che devi proprio farti fuori, se vuoi fare rock in qualche modo, che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri mitici. Sei già dentro l'happy hour, vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Dicono che nasci solo per soffrire, ma se soffri bene vinci il premio di consolazione. Chi non salta l'eccezione. Sono quasi tutti.